Trasportare oggi in collaborazione con Lamberet, l'anello innovativo della catena del freddo. Amici in camera e fuori dal camera, un caro saluto da Ferruccio Venturoli e da Luca Barassi. Dai microfoni Trasportare oggi. Allora, dopo questa obbligatura di Transpotec, dobbiamo tornare a parlare del trasporto, diciamo così, di tutti i giorni, Ferruccio. Bravo, ma da dove cominciamo, considerando che tra poco avremo ospite Massimo Marciani, presidente di Freight Leader Council, per parlare di intermodalità? Beh, allora parliamo di guida autonoma. Hai visto le ultime novità? Intendi l'annuncio di Daimler, cioè lo stanziamento di 500 milioni di euro per lo sviluppo della guida altamente autonoma di livello 4? Esatto, e mi sembra importante far notare non solo che questo progetto creerà nuovi posti di lavoro, ma che è destinato a portare entro 10 anni i camion a guida autonoma sulle strade. Con buona pace di chi è contro il progresso, invece, sempre a Stoccarda, mostrano un certo scetticismo per il platooning. I lunghi test effettuati negli Stati Uniti non sarebbero stati soddisfacenti. Cioè, in che senso? Sembra cioè che il consumo di carburante alla fine non sia così eclatante da giustificare nuovi investimenti. A proposito di risparmio ambiente, ho visto che anche DAF si sta dando molto da fare in tal senso. È vero, DAF ha appena consegnato 3 veicoli elettrici e 2 ibridi plug-in alla catena di supermercati olandese Albert Heijn per dare il via a un lungo periodo di test sul campo. Sì, e ricordiamo che i 2 camion plug-in sono i primi in Europa. Come al solito, non dimenticate che potete approfondire queste e altre notizie su trasportale.it. DAF, leader nel presente, pronto per il futuro. Veicoli diesel, ibridi ed elettrici di ultima generazione e il nuovissimo DAF Connect, la connettività di DAF. Vuoi saperne di più? Resta sintonizzato. La settimana scorsa abbiamo parlato del successo del Transpotec di Verona e di come questa manifestazione si sia trasformata da fiera di prodotto a salone di filiera, andando cioè a coprire tutti gli ambiti del nostro settore, tra cui naturalmente la logistica. La logistica infatti sta subendo una forte evoluzione negli ultimi anni, sia per gli imperativi imposti dall'Unione Europea in termini di emissioni nocive, sia nella ricerca di strumenti e combinazioni in grado di rendere sempre più efficiente l'attività di trasporto merci. L'intermodalità è sicuramente una di queste, per diverse ragioni sia di tipo ambientalistico che economico. Il trasporto intermodale infatti può utilizzare in modo combinato la gomma, il ferro e il mare, e questo sempre di più, non solo spostando direttamente le merci su diversi vettori, ma spesso facendo viaggiare i camion su vettori terzi. Esempio lo sono le autostrade del mare. Ne parliamo con Massimo Marciani, da alcuni mesi alla guida del Freight Leaders Council, che rappresenta le aziende della filiera logistica impegnate a ottimizzare il processo di trasporto delle merci anche in ambito ambientale. Buonasera Massimo. Allora, al Transpotec, come dicevamo, abbiamo visto molte proposte, ad esempio in ambito intermodale. Ce ne puoi parlare? Buonasera a tutti. Allora, diciamo che è stato molto interessante quest'anno di Transpotec, è stato veramente un cambiamento e posso dire che ci sono state molte conferme ma anche degli spunti nuovi dal settore. Da un punto di vista proprio immediatamente di impatto, posso dire che la presenza per la prima volta di Alice all'interno di questo evento chiaramente dà l'idea che il concetto di multimodalità o di comodalità sta venendo fuori sempre in maniera più, diciamo, importante nel nostro paese, anche se devo dire che Alice, lasciatemi dire che più che un'associazione, assomiglia molto più a una rete di imprese. Posso dire che l'idea che l'intermodalità possa essere agevolata dalla costituzione di reti di imprese è sicuramente una buona idea ed è sicuramente promettente, perché insieme al concetto di condividere dati, informazioni, physical internet eccetera, dall'altra parte crea anche aggregazione di imprese, e questo per il nostro paese è sempre un'informazione di tipo positivo. Benissimo, in questo senso anche il Freight Leaders Council si sta muovendo. Quali sono le vostre proposte? Allora, posso dire come presidente del Freight che la nostra associazione per definizione è a favore dell'intermodalità e della promozione e della collaborazione fra le diverse modalità di trasporto, perché in un sistema logistico efficiente sicuramente i diversi modi di trasporto devono collaborare e devono condividere le risorse, ed è sicuramente l'intermodalità un elemento che rende poi in definitiva possibile questa condivisione con la tecnologia quale abilitante del servizio. Io posso dire sinceramente dal nostro punto di vista che la logistica per essere intermodale deve veramente fare un salto nel digitale, deve digitalizzare i processi, deve digitalizzare i documenti di trasporto e chiaramente insieme a questo va di pari passo una serie di semplificazioni. Faccio un esempio,
sarebbe il caso di ragionare sul discorso delle deroghe generali del trasporto combinato nel calendario dei divieti dei TIR. Questo sicuramente potrebbe aiutare. Un altro aspetto è sicuramente da un punto di vista della costruzione di treni più lunghi e anche più pesanti, quindi in grado di supportare un carico maggiore, e finalmente togliere questa anomalia tutta italiana del doppio macchinista che rende il settore meno competitivo non appena passiamo le frontiere. Ma infatti sembra proprio che in questi contesti il nostro paese sia il fanalino di coda. Forse bisognerebbe andare a vedere come funzionano i paesi più avanzati da questo punto di vista, forse prendere spunto da loro, non è vero? Devo dire che è sempre molto utile pensare fuori dagli schemi, no? Come dicono gli anglosassoni, thinking out of the box, ed è assolutamente interessante andare anche a vedere quelle che sono le migliori esperienze che ci sono all'estero, perché possono essere anche degli spunti di riflessione per l'ottimizzazione e l'efficientamento degli operatori italiani. In questo ambito vorrei ricordare un'iniziativa che ormai da qualche anno sta portando avanti ANITA, Associazione di Trasporto di Confindustria, che organizza dei viaggi studio e di lavoro per i propri associati all'estero, e quest'anno, ad esempio ad aprile nel 2019, saranno in Giappone per andare a vedere non soltanto la logistica distributiva di una megalopoli di 32 milioni di abitanti come Tokyo, ma anche la logistica di Toyota, che tutto il mondo guarda con enorme attenzione e con enorme interesse come esempio eccellente di logistica, e in alcuni casi anche con una punta di invidia, lasciatemi dire. Stay DAF, stay connect, DAF connect. Acquista il tuo veicolo DAF ed avrai ben 36 mesi di utilizzo gratuito del DAF connect. Non perdere tempo, stay connect, anzi DAF connect. Chiuso il Transpotec, all'orizzonte si vedono altri eventi. Uno dei più importanti sembra essere l'Autopromotec 2019, che si svolgerà dal 22 al 26 maggio a Bologna. Esatto, è proprio Autopromotec, che è una biennale di accessoristica e postvendita automotive, in questi giorni ha pubblicato il precatalogo degli espositori sul sito autopromotec.com. Anche oggi siamo arrivati purtroppo al termine, e quindi ringraziamo Massimo Marciani per essere intervenuto, e vi diamo appuntamento a giovedì prossimo. Stessa radio, stessa ora. Stay tuned! Si ringrazia DAF e Lamberetti.